Ciao. Ciao. Come va? Ti trovo benissimo. Come va il tuo lavoro? Cosa? Come? No, stavi dicendo, non ho capito. Sì, ti stavo chiedendo del tuo lavoro. Ah, va benissimo. Sì, vicepresidente di nulla. No, davvero a gonfie vele. Cosa le posso portare, signore? Quello cos'è? Era vino. Lo stesso. Bianco. Billy? Ah, Billy sta bene, ha avuto un piccolo incidente l'altro giorno ai giardini, si è fatto un taglietto. Mi ha preso un colpo e l'ho portato all'ospedale, ha una cicatrice ma col tempo passerà. Mi sono così angosciato e è colpa mia. Ma no, non c'era bisogno, da lontano neanche si vede. Ogni tanto mi siedo al caffè quello che sta di fronte alla scuola e lo guardo. È cresciuto. L'hai visto da quel caffè? Sono a New York da circa 2 mesi. E allora... Sì, sì. Non lo sapevo. No, sì, insomma, è proprio di questo che volevo parlarti, no? L'ultima volta che ci siamo visti ero... Un po' tesa. Sì, un po' tesa. Beh, adesso ti vedo bellissima, sì. Che c'è? No, scusa, è che ho tutto un discorso e perdo. Ah, scusa, vai, continua. Per tutta la vita io mi sono sentita di qualcuno, no? Madre di qualcuno, moglie di qualcuno, figlia. Anche tutto il periodo che siamo stati insieme, io e te, io non ho mai saputo chi fossi. È per questo che me ne sono andata. Però ora in California mi sembra di aver trovato me stessa, ho trovato un lavoro. E mi sono trovata anche un analista, molto bravo. Sono soddisfatta di me, come non ero mai stata in vita mia. E ho imparato anche un sacco di cose su di me. Cioè? No, davvero, sono curioso, voglio sapere cosa hai imparato. Beh, ho imparato che amo mio figlio, il mio bambino, e che sono in grado di prendermi cura di lui. Che vuol dire? Vuol dire che voglio mio figlio. Non puoi averlo. Non andare subito sulla difensiva, non fare il prepotente, non subito, non è il caso. Non c'è bisogno. Chi è che sei andato una quindicina di mesi fa? Ma non importa. Joe. Sono la madre, o no? Sì, ma 3.000 miglia di distanza. E solo perché sei stato qua a tornare a dare delle cartoline... Senti, io non ho mai smesso di volerlo. Ma che ti fa pensare che lui ti voglia? Ma chi ti fa pensare che non mi voglia? Ok. Va bene, staremo qui a discutere come abbiamo fatto per 8 anni, vedo che non è cambiato nulla. Ma tu non mi puoi impedire di stare con mio figlio? Non dirmi quello che posso o non posso fare, capito? E non ti permettere di parlarmi in questo modo. Vabbè, io lo sapevo che finiva così. No. Sì, l'avevo immaginato, no. Quindi va bene. A me dispiace, ok? Senti, a me dispiace molto. Non è, perché non, io non... Io... Non entro neanche nel merito. Va bene, tu farai i tuoi passi, io farò i miei. Fa quello che devi fare, va bene?